Ma notate che se invece mi dicono che c'è un banchetto alla mia sinistra in fondo dove si stanno raccogliendo le firme sulla petizione contro lo stadio. Adesso chiedo di parlare a Ezio Mercanti del comitato Villa Angelino. Grazie, buongiorno a tutti, io sarò brevissimo perché nonostante la voglia e la forza di questa piazza, il caldo e i moscerini ci stanno mettendo a dura prova. E riprendo quanto detto prima da uno dei promotori che conosco in questi giorni, e tengo molto, stiamo compatti, dobbiamo farla questa passeggiata perché questo è molto importante. Noi qua, bene o male, siamo tutti della stessa idea, dobbiamo lavorare per portare il verbo fuori, al di fuori, quindi questo corteo è molto importante, resistete ancora un'oretta, un'ora e mezzo, quello che sarà, perché sono i cittadini fuori che devono essere informati. Noi come comitato Villa Angelino, lì c'è lo striscione, fresco fresco, siamo nati l'anno scorso sulla caduta di una casa, è avvenuta in 3 ore, del 1925, dove è stato fatto un palazzo. Poi ci stiamo adoperando per la strada, la notissima strada Cinesio-Borgolombardo, secondo banco di prova. Adesso arriva uno stadio, dico, non lo so, speriamo di fermarci lì perché noi abbiamo già finito il periodo dell'apprendistato, dobbiamo diventare professionisti, ma non professionisti della contestazione, professionisti del ragionamento, perché come San Giuliano noi siamo sempre stati parenti poveri, questa qui è la storia, è la società che è così, lo sappiamo tutti, sia di San Donato che di San Giuliano. Storicamente abbiamo sempre avuto delle scelte, dobbiamo dirlo, di San Donato che sono ricadute in negativo su di noi che siamo a valle, oltre all'acqua delle defossi che arrivava in quei tempi là, ma non voglio andare troppo indietro. Adesso dobbiamo lavorare bene e in comune, perché noi non riceveremo neanche soldi. Io mi sono meravigliato, non solo io, non tutti del comitato, che una ricetta l'abbiamo trovata per evitare tutte queste cose che ho sentito un po' prima, che non sono proprio sfumature politiche, sono state delle chiare dichiarazioni. Noi, ognuno, e in testa la nostra presidente Valeri, la voglio citare perché non ha mai messo piede in una sede di partito, non è potuta venire per un'improvvisa urgenza personale, ognuno di noi ha avuto qualche precedente positivo ovviamente in vari partiti, ma quando entriamo nel comitato le cose dei partiti le lasciamo fuori, per cui quando facciamo queste battaglie non si può sentire non voglio vedere le bandiere di partito, non voglio vedere questo, non voglio vedere l'altro. Dobbiamo essere uniti e compatti e qualcuno avrà anche il diritto storicamente di aver cambiato idea su certe posizioni. Ci può stare questa cosa? Siamo umani, porca miseria, lo vogliamo dire? Purtroppo, devo dire, una piccola parentesi, spero che siano state considerazioni fatte così in surplus, in leggerezza, quando ancora questo stadio sembrava un qualcosa di effimero, il sindaco di San Giuliano, ma anche il sindaco di Melegnano, hanno dichiarato che sono favorevole. Io non lo so voi, ma io lo vedo un atto di masochismo puro, perché come detto, da noi non arriveranno neanche soldi, arriverà solo il caos, il traffico, l'inquinamento e quanto più di negativo possiamo immaginarci. Grazie.